in realtà una borsa per andare in Francia e poi mi è arrivata una mail con scritto: tu hai i requisiti per candidarti al Parlamento italiano? Io ho detto: boh, magari mi vogliono mettere in lista da qualche parte, no? In fondo, quelle cose che ti dicevano ogni tanto nelle liste civiche, che ti dicono: mettiti in lista, che tu sei giovane, che sei ricercatore e fai fare bella figura, no? Tanto ti raccogli qualche voto, ma alla fine dai due volantini. Mi sono informato, ho visto che era un'altra cosa. E allora cosa ho fatto? Ho mandato il curriculum, ho fatto un video, tra l'altro ho provato a farmi un video, non avevo mai fatto un video così col cellulare per dire che cosa avrei voluto fare in Parlamento. Venivano delle ciofeche tremende, c'era da vergognarsi. Allora dopo un po' ho smesso di farlo. Una sera mi sono presentato davanti alle persone senza che sapere che dovevo farlo. Mi hanno registrato e messo quel video lì perché non riuscivo a farmi un video. E allora mi sono trovato che con questo sistema, con le parlamentari, mi sono trovato terzo, mi sono trovato in Parlamento. Ora voi pensate che questa sia una cosa normale in questo paese? È una cosa normale che in un paese come l'Italia, un paese tra i paesi d'Europa è il più corrotto, è uscita una graduatoria in questi giorni, è il paese più corrotto d'Europa, dove c'è la minor trasparenza in Europa, possa succedere una cosa come quella che è successa a noi, o a tanti di noi, a tutti quanti che devono entrare in Parlamento così, entrare in Parlamento soltanto perché avevamo magari un buon curriculum, o perché sembriamo e siamo delle persone oneste, normali, semplici, è normale, non è normale. Quello che è successo in questo paese è una rivoluzione, e quello che sta succedendo qua è una rivoluzione in ogni comune. Perché questo cambiamento di struttura, proprio di struttura di fare politica, è la potenzialità di fare un cambiamento drastico della società italiana. Cosa vuol dire? Che cos'è la politica? Io quando accendo la televisione e sento parlare di politica, io mi rompo le scatole, perché quella non è politica, quello è chiacchiericcio da fare. Allora che cos'è la politica? La politica è prendersi cura di quello che ti sta attorno. Polis in greco significa città, prenderti cura di quello che ti sta attorno, ed è quello che facciamo noi, che fanno loro, che fanno i cittadini che si attivano, che si guardano attorno, vedono che ci sono le discariche di rifiuti piene di monnezza, piene di rifiuti tossici, piene di schifezze, ci sono le discariche abusive, ci sono le ecomafie che stanno occupando questo paese, ci sono i politici corrotti che ci vanno a braccetto, lo vedi? Ti arrabbi, fino a ieri ti veniva la gastrite, oggi c'è il Movimento 5 Stelle, oggi possiamo provare a riprenderci questo paese. E allora questo va fatto, perché questo è un momento, io sono in Commissione Ambiente, io di solito parlo tanto di ambiente, perché ragazzi, signori, qua ci abitiamo, l'ambiente è la nostra casa, se noi distruggiamo